Ciao ragazzi, almeno è così che iniziavo i filmati, no? Quando pubblicavo un video su YouTube, ciao ragazzi, iniziavo così. Non è più come una volta per modo di dire, anche se sono passati, è passato solo qualche anno, da quando caricavo costantemente filmati, videoclip, video su YouTube, diciamo. A parte quelli che sono stati ufficialmente i due miei progetti cinematografici importanti, che sono stati il progetto Western e l'ultimo, che è Ian Speed, diciamo il poliziesco americano. E, vi dico la verità, anzi intanto vi ringrazio, perché mi sono iscritto ufficialmente su YouTube nel 2009 più o meno. E pubblicando sempre quello che sentivo di pubblicare, coltivando sempre la mia passione, progetti che si possono considerare di nicchia, perché i progetti e i filmati che facevo non erano, diciamo, per il grande pubblico, erano di nicchia e ne sono orgoglioso e comunque non mi aspettavo che quei progetti arrivassero a raggiungere più di 3.000 iscrizioni su YouTube e più di mezzo milione di visualizzazioni. Non me l'aspettavo, sono sincero, sapevo che sarebbe stato difficile arrivare a un determinato pubblico, avere un minimo di feed, perché se noi pubblichiamo dei filmati su YouTube, dei progetti, è anche per farli vedere, no? La più grande soddisfazione di chiamatelo come vi pare, un videomaker, non mi piace YouTuber. Comunque, è brutto, un videomaker, una persona che insegue questa passione è di fargli anche vedere questi progetti, no? E che la gente li apprezzi, ti dia un'opinione, muova una critica costruttiva. E quindi io non ho mai studiato, non ho mai avuto l'opportunità di studiare cinema, recitazione, nulla, ma comunque ho inseguito questa passione che è il cinema e con gli anni, dal 2009, pubblicando su YouTube, ho iniziato da una webcam. Non mi sembra fosse in bianco e nero, ma faceva cagare come qualità. Comunque, ho iniziato da una webcam fino ad arrivare ad acquistare una macchina fotografica, una reflex, con cui ho girato due progetti cinematografici per me molto importanti, considerando che non sono un regista famoso e che soprattutto non ho i mezzi per poter realizzare degli importanti progetti cinematografici. Ne ho girati comunque due, di cui uno western e l'ultimo appunto questo poliziesco che ho girato. Non me l'aspettavo e quindi a volte no, non è importante quanti siano i mezzi che hai se non sei in grado di utilizzarli, come magari grandi produzioni e persone importanti che hanno grandi mezzi ma non sono in grado di sfruttarli come si dovrebbe. Invece magari chi magari ha semplicemente è spinto dalla passione, dal voler portare avanti questo un sogno, riesce a sfruttare i pochi mezzi che ha al massimo. E per questo vi ringrazio comunque per avermi seguito tutto questo tempo. Sinceramente per me l'ultimo progetto che ho girato, Ian Speed, era ufficialmente anche l'ultimo filmato, ma non lo dico con aria triste, sono contento di tutto non il lavoro, il divertimento che c'è stato su YouTube, di tutta la gente che mi ha commentato, mi ha seguito, non ha commentato ma ha seguito comunque, cioè. È importante questa cosa, no? Una volta scrissi un post, scrissi sono il più grande fan di tutti i miei iscritti, perché è importante anche soltanto che una singola persona apprezzi quello che fai e quindi ti segua. È molto importante, non è una cagata. Almeno io che vengo davvero da un mondo che non è popolare. Arrivo dalla gente comune, queste cose le apprezzo, diciamo, ecco. E ormai sono passati 2 anni, ho
ho 30 anni ora, adesso un mese, no, un mese fa no, 10 giorni fa ho fatto, 9 giorni fa 30 anni. E ho iniziato a fare video, secondo me ne avevo 22-23. A un certo punto si deve decidere, non che io sia vecchio, però una persona poi dopo un po' deve anche diciamo guardarsi attorno, farsi un'idea di quello che di più concreto ha, perché diciamo che a un certo punto della vita ci si deve concentrare su cose che sono anche quelle importanti, come il voler valutare di farsi una famiglia. Adesso così ne sto parlando per farvi capire che dopo fai fatica a fare tutte e due le cose, magari dici vabbè, qua per la mia passione questa volta posso spendere 600-700 euro, ma lo puoi fare a 20 anni, lo puoi fare magari quando non hai altri impegni, altre spese. Poi dopo un po' devi iniziare a pensare che ma forse è meglio se compro una casa, metto da parte qualcosa, mi devo concentrare di più sul lavoro che ho, e quindi man mano diciamo che, non dico va spegnendosi tutto il resto, ma sì, diciamo che cominci a mettere da parte varie cose per poterti concentrare su quella che è la vita reale. Questa qui è la vita reale. Dietro quella macchina fotografica che sto usando adesso c'è il mio armadio. C'è la vita reale comunque. Ci sono altre cose di cui non bisogna dimenticarsi. E quindi ho detto, ahimè, ho fatto quello che ho potuto, poi magari non sono arrivato sul grande schermo, non ho portato questa passione, non sono riuscito a portarla ad un livello successivo, a farla diventare un lavoro, perché sarebbe stata una bella cosa, no? Che io avessi potuto fare il regista, più il regista, avevo iniziato come attore, però alla fine mi sono scoperto regista. Di far diventare, anche per poterla fare al 100%, perché dopo, quando ho girato quei due progetti cinematografici, era diventato anche da un certo punto di vista quasi un lavoro, perché a quei livelli non stai facendo più la clip con la parrucca, la cagata del momento, il filmato divertente che ci metti 3-4 giorni a montarlo, poi lo pubblichi. Per quei progetti ci ho messo un anno e mezzo a testa, e quindi ti accorgi che dopo, a un certo punto, devi scegliere. E perché pubblichi questo filmato? Perché pubblichi questo filmato? Perché alla fine, proprio un paio di mesi fa, dicono non c'è due senza tre, non perché adesso io voglio girare un nuovo progetto, non a livello amatoriale, indipendente sarebbe un po' difficile, potrei farcela ma sarebbe un po' difficile poterlo girare, però ho detto ma perché? Visto che comunque ci sono le capacità, volendo ci sono i mezzi, ci sono anche le persone, collaboratori, perché bloccare tutto, no? Far congelare tutto quello che è attorno, mettere da parte quella che è la mia passione. Alla fine la gente comunque, ho riscontrato un notevole interesse per questi progetti. È difficile a volte abbandonare completamente e fossilizzarsi su altre cose, soprattutto se non sono cose che ti piacciono. È proprio nel mese di settembre-ottobre del 2015 ho pensato, ma e se invece facessi qualcosa, diciamo stavolta ci sto provando con tutte le forze a fare qualcosa di fatto meglio. Di fatto non meglio, nel senso di poter prendere un progetto e invece non solo limitarmi a pubblicarlo su quella che è una piattaforma YouTube, tenermelo per ricordo o poterlo far vedere solo a qualcuno, e invece non provo veramente a candidarmi come regista. Scrivere un nuovo soggetto, una nuova sceneggiatura, a partecipare. Ultimamente ho fatto anche stranamente delle buone conoscenze per quanto riguarda
anche il mondo del cinema, anche se comunque eventualmente facessi qualcos'altro, intanto continuerò ad andare ancora avanti da solo, senza appoggiarmi necessariamente su qualcuno, se non per qualche lavoro concreto. Perché non mi candido come regista? Porto realmente un mio progetto in sala. Non un film, ovviamente, però girare un nuovo progetto cinematografico, e ci sono le opportunità, qualcuno si, diciamo, mi ha dato, possiamo dire, qualche dritta, mi ha dato qualche aiuto, quindi penso che parteciperò a progetti, festival importanti cinematografici. Quindi diciamo che inizierò, sto sviluppando da un paio di mesi, 2-3 mesi, sto lavorando a un nuovo progetto cinematografico e mi candiderò ufficialmente come regista e sto definendo una troupe, perché una troupe fortunatamente ce l'ho sempre avuta, però adesso sembra le cose si stiano ufficializzando, diciamo. È difficile perché vi dico subito anche il motivo e sono sincero, i fondi servono, cioè è difficile, io purtroppo sì lavoro, ma ho tante spese, devo dar conto anche ad altre cose che sono quelle che riguardano la vita reale, non è facile. E quindi diciamo che il fattore economico è una di quelle cose che penalizza e mi sta un po' rallentando. Ne ho girati 2, sì, è vero, in passato, ma c'erano altre spese, erano altri tempi, seppur sono passati 4-5 anni, quindi oggi i tempi sono ancora più bui, non è facile, quindi tra lo spegnere questa passione e continuare, sicuramente non la spegnerò mai, però ci sto provando, quindi successivamente può darsi che un mio progetto vada in sala e niente, comunque se vi può interessare ho aperto una pagina Facebook con il mio nome reale, che dopo 6 anni, non so se qualcuno lo sa, è Vincenzo Santoro come regista, e quindi ho aperto questa pagina, se qualcuno vuole iscriversi può cercarla su Facebook, Vincenzo Santoro regista. E poi era anche una curiosità, perché non ho caricato questo filmato su Facebook, perché era anche una curiosità, dopo 2 anni che non pubblico niente, dopo che YouTube ormai ha preso una piega che, diciamo, non è... Beh, non voglio parlare male di YouTube in sé, diciamo che ci sono progetti che non sono più quelli di tanti anni fa, no? Diciamo che ultimamente si cerca di strumentalizzare molto la piattaforma e di fare progetti che arrivino comunque più facilmente a grande pubblico, e quindi ci si perde di più a fare qualcosa che possa attirare la massima attenzione che invece qualcosa che ci piace davvero realizzare. E quindi dopo tanto tempo, chi c'è ancora su questo canale? Chi questi 3100 iscritti che ho, che si sono congelati da un annetto e mezzo perché non pubblico più niente, chi c'è ancora qui? Era anche una curiosità sapere chi ancora guarda qualche mio filmato. Nonostante YouTube, se io carico un filmato, non ti fa più vedere che io ho caricato un filmato, ma a voi fa vedere i filmati più del momento, più famosi, quindi ci ha anche segato le gambe, ovvero se io pubblico un filmato i miei iscritti non vedono che ho pubblicato un filmato, ma ai miei iscritti fa vedere i filmati più famosi. Quindi i 3100 iscritti che alla fine mi sono fatto con tanto sudore, o anche qualcun altro, diciamo non riescono neanche a vedere i progetti che pubblichi te. Vabbè, comunque grazie mille di tutto, chi vuole può, come già detto, probabilmente potrei iniziare, c'è la possibilità che io, se va in porto questa cosa, nonostante ci siano tanti
tanti ostacoli da superare. Probabilmente pubblicherò un altro progetto cinematografico, andrò a degli importanti festival cinematografici italiani, più importanti, e mi candiderò ufficialmente come regista. E poi volevo salutarvi, ringraziarvi, perché se oggi io comunque questa passione non si è spenta, o addirittura ho deciso di iniziare, può essere un inizio di, non dico di una carriera, di un percorso come regista, ufficialmente parliamo. Questo lo devo a chi mi ha sempre seguito, a chi ormai da 2 anni non vede più i miei filmati, perché tante sono le ragioni, tanti sono gli ostacoli, ma quello che ho sempre detto è: se non te la senti di pubblicare qualcosa o di fare, di girare un video, non devi per forza farlo. Una persona, o per mantenere attivi gli iscritti, o per non... cioè, è assurda questa cosa. Uno, io ho sempre detto, fai sempre quello che ti senti di fare. E quindi lo continuerò a fare. Forse comportandomi così per tutti questi anni, non quando c'è stato il momento in cui si doveva scendere a compromessi, mi dovevo abbassare i pantaloni o dovevo leccare qualche chiappa, non l'ho mai fatto. E sono contento di questo, anche se non sono arrivato momentaneamente. Ciò mi ha permesso di restare la persona che sono. Quindi grazie di tutto. Chi vuole continuarmi a seguire, pubblicherò, se ho pubblicato questo video, forse pubblicherò ancora qualcos'altro, qualche video aggiornamento. Attenzione, perché i progetti cinematografici, il prossimo progetto cinematografico ad esempio, non potrà essere visualizzato su YouTube, neanche su Facebook, perché potrà essere visualizzato probabilmente in sala, quindi al cinema, durante i festival. Ma di questo potrete avere gli aggiornamenti, nel caso sia un festival, comunque sono in tutta Italia i festival, nel caso qualcuno abitasse in quella zona, che può essere Milano, può essere, non lo so, può essere a Bari, può essere a Roma, può venire comunque ai festival. E quindi grazie di tutto. Sotto in descrizione, qui nel filmato, vi lascio tutte le varie informazioni, e vi lascio anche il link per andare sulla mia pagina Facebook, dove lì potrete avere tutte le varie informazioni. Grazie.